Ross Revenge, siamo ancorato praticamente nel Mar del Nord e ovviamente questo, come si capisce, è la casa di Radio Caroline. Adesso mi avvicino, per caso mai se ci fosse qualcuno che non ci credesse, cercherò di aprire la finestra e Certo, indubbiamente intanto hanno che tu lo un sai, siccome ho detto che sono due anniversari, una cosa che dobbiamo fare è che nome. Happy Happy birthday birthday. to you. Ragazzi, grazie. Devo dire la verità che dopo il 25esimo compleanno si festeggia un pochino di meno. Allora, vi ringrazio per la canzoncino e a scanso di equivoci, per provare quello che disse poc'anzi, siamo proprio in alto mare, ecco, fuori dalla finestrina di Radio Caroline. Questo grigio mare che è praticamente l'inizio del Mar del Nord. Se mi avessi chiamato ieri, tra altre cose, c'era una bellissima giornata, ma comunque oggi va così, si sa come qui nell'Europa del Nord il clima cambia da giorno in giorno. Quindi sì, due anniversari. Vi ringrazio per aver ricordato la mia e ovviamente quella del 61esimo. L'audio. Allora, aspetta che si è messo ad andare male l'audio. Spostati più vicino a. Ok, Di Radio Caroline. allora. Io so. Sì, allora Ok, c'è stato sto un attimo che fermo. l'audio si era bloccato, ma adesso va di nuovo bene. Tieni magari Ok. fermo il telefono, che lì è una buona zona dove sei. Allora, intanto, diciamo che possiamo dire due parole sugli inizi di Radio Caroline, perché ho sentito sulla BBC, hanno fatto tantissime cose, hanno messo Tony Blackburn addirittura, che c'era, se non sbaglio, e gli Sì, inizi sì, 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 della sì. radio, lei, e poi gli inizi invece tuoi lì su Caroline. Racconta un po'. Beh, allora, vabbè, Radio Caroline, come si sa, è iniziato nel 1964 per volontà di un giovane impresario irlandese, si chiamava Ronan O'Reilly. Lui era un impresario del mondo della musica, aveva alcuni artisti che voleva promuovere, si trovava sempre davanti a un muro da parte dell'unica emittente britannica ai tempi, quella statale, la BBC, che non voleva trasmettere i suoi dischi. E quindi con quella, come si può dire, naività, come diciamo in inglese, questa semplicità da giovane, diceva: beh, se le radio esistenti non vogliono suonare la mia musica, fondo io una radio. E così fece. Prese una vecchia nave, all'epoca si chiamava la Fredericia. Ovviamente lo equipaggiava come una radio trasmettente, lo metteva fuori, scusami, dall'acqua territoriale britannica, così per non essere sottoposto alla giurisdizione britannica, e cominciò a trasmettere. Ed è ovviamente erano proprio delle cose giuste per il momento giusto, perché negli anni primi anni 60 la Gran Bretagna stava vivendo questa specie di boom dell'epoca post-guerra. C'era tanto ottimismo per aria, c'era tanta creatività giovanile, c'erano i Beatles, i Rolling Stones, c'era la Carnaby Street, c'era la moda londinese, ma tutto questo non veniva rispecchiato dal media dell'epoca, e quindi ovviamente Radio Caroline è proprio capitato al momento giusto. Era la colonna sonora di quella che ovviamente era l'ottimismo, la gioia degli anni 60 britannica. Radio Caroline era proprio una parte integrale. Lo dico sempre quando parlo, ovviamente, con colleghi, con amici di Radio Caroline. Si pronuncia il termine Radio Caroline in Gran Bretagna, forse in tutta l'Europa, con lo stesso stile, con la stessa reverenza che si dice Beatles, Rolling Stones, Carnaby Street. Faceva parte tutti di un'unica cosa. Gli anni 60 Gran Bretagna era rappresentata da Radio Caroline. Tra l'altro è interessante questa cosa degli Inghilterra, perché il primo disco, se non sbaglio, è stato uno dei Rolling Stone, che esistono ancora e cantano ancora. La È prima vero. è stata Caroline, che esiste ancora e canta ancora. Cioè noi che abbiamo le nostre radio pirate del 75, non ci sono più quelli del 75 in onda. Invece lì riuscite a mantenere, cos'è, la passione della musica che tiene i giovani, queste persone. Assolutamente credo di sì, cioè, infatti non ci ho mai pensato che effettivamente il primo brano dei Rolling Stones, di Radio Caroline, fu dei Rolling Stones, e Rolling Stones, che mi sembra, se non vado errato,
Fra un tot di settimane iniziano la loro tournée americana. Sì, indubbiamente la passione. Lo stavo proprio io ho fatto il mio programma stamattina su Caroline dalle 8 alle 10 ora britannica. E poi sono sceso e sono venuto giù un paio di fans per trovarci. E gli raccontavo proprio, è quello, cioè quando torno qui, indubbiamente torno un pochino alla mia radice, nel senso che io ovviamente faccio radio da anni, lo faccio con passione e mi piace ancora, ma quando salgo a bordo la nave di Radio Caroline, è proprio come tornare a essere bambino di nuovo, cioè mi ritorna quell'entusiasmo della prima giornata di lavoro. Allora, io ho passato un 20, 30, 30 anni in cui non frequentavo più Caroline, ho ripreso, diciamo, di frequentarlo 5 anni fa e mi ricordo sempre che quando salì sulla nave per la prima volta dopo questo enorme, lungo break, era come un pochino tornare a scuola, ma i momenti belli della scuola, cioè giravo per i corridoi della nave e tutti i vecchi ricordi quando toccavo, sono nella studio, quelle che noi definiamo la Heritage Studio, in cui ci sono tutte le apparecchiature ancora antiche. Nello studio al mio fianco, che magari cercherò di farvelo vedere al di là del vetro, c'è lo studio moderno equipaggiato in maniera come tutte le radio di oggi, con tutte le musiche su hard disk, eccetera, eccetera. Qui invece abbiamo ancora i giradischi. No. Ecco, quindi, ops, si è fermato là. Guarda che si è fermato là. Muovi poco il telefono perché c'è. Mi torna in mente il perché io sono pressoché fermo, cioè Ok, spostato di un adesso va bene, perfetto. 30 Allora, centimetri, dunque. non di più. Visto che parliamo Ok, anche per Talk Media, dopo ti facciamo una domanda sulla Costa Azzurra, ma visto che così magari lo mettiamo anche sulla Radio Nizza, ma visto che parliamo di Talk Media o di FM World, immagino che tanti saranno curiosi di sapere il setup dello studio Heritage, cosa avete lì e se tutto funziona. Beh, allora, senza spostarmi troppo, perché non vorrei che andasse via il segnale. Allora, in alto, innanzitutto, vediamo due lettori CD che ai miei tempi non ci furono. Qui c'è una vecchia mixer della Harris Gate, sono sempre quelle che fanno anche traduolare, ti dà un senso di potenza quando lo tocchi, cioè non c'è un chip che sia uno qua dentro, non c'è un transistor che sia uno, è tutto proprio, cioè sono i cosiddetti potenziometri per i vari volumi, qui il microfono, giradisco 1, giradisco 2, poi ovviamente, come tu saprai meglio di me, tutti gli spot e i jingle vengono suonati dai cartridges che sono un pochino simili ai Stereo 8 che si avevano nella macchina ai tempi che furono, ma non proprio. Ti dico, essere qui avendo questa apparecchiatura massiccia ti dà l'idea di quello che veramente stai facendo. Cioè, sotto di me c'è un trasmettitore in onde medie di 50 kW che copriva tutta l'Europa. Cioè, quando tu mettevi ovviamente è alimentato dai due generatori che sono anche loro di 100 kVA ognuno. Quando tu mettevi un disco che magari avevi parecchi bassi, cioè faccio boom, 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 le luci nello studio si abbassavano leggermente perché ovviamente il trasmettitore tirava via più corrente, cioè sembrava quasi come essere in discoteca. La sensazione di potenza che tu avevi al microfono di Radio Caroline era fuori del mondo, fuori del mondo. Sì, tra l'altro è interessante che Radio Caroline forse è l'unica radio, non so se dire vintage, che comunque esiste, perché la Luxembourg ha tentato di rilanciarsi senza successo. Milano International sappiamo com'è la situazione, adesso parlo di quelle che conosco. Invece lì va andate tanto forte da avere una frequenza in onde medie importante. Quanta gente ascolta in onde medie oggi, secondo te? Allora, Ovviamente Caroline ha un target piuttosto. Beh, come? Mi senti? prova a ripetere, non muovere più il telefono perché vedo che è molto critico. Prova a ripartire dalla risposta su se avete ancora ascoltato, cioè quanta gente ascolta sulle onde medie, visto che avete una frequenza importante.
Sì, Ok. Radio Caroline ha un, come si dice, un orientato senso di età elevata, cioè credo che principalmente 50 anni in su, che sono ancora abbastanza affezionata all'onda media. Però c'è da dire che Caroline è disponibile ovviamente. Facciamo, anzi, Grant, diciamo una cosa. Ti ricerca tutti i vari faccio una proposta. Ti applicazione per faccio una proposta. Siccome l'audio. siamo anche in data principali britannici a quegli altri posti che non mi vengono in mente. Progress in Caroline è abbastanza santunesima. Vuoi che vado proprio su, sul ponte? Prova a spostarti perché adesso togli anche pure l'audio. No, Il no, video. video, sì, intanto è risalito. Permette. Marco, mi senti? Sì, ti sento. Tra l'altro, fino a quando la domanda delle 7, 4, la onde medie sentiva bene, dopo ha cominciato a sentirsi male, quindi. Vuoi che vada sul ponte, che sono un pochino più in alto? No, adesso è cambiato posto? Mi sono messo in piedi, ma sono, cioè, Ah. proprio cambiato posto di 30 Guarda roba, centimetri, non di togli più. l'audio, cioè togli il video, non l'audio, togli il video, tanto non serve adesso, perché magari c'è meno banda, e ricominciamo dalla domanda sulle onde medie. Scusa se te lo faccio ripetere, ma non si è capito No, niente. ma tranquillo. Provo a Ma che vada, rifarlo, se dai. non va se questo giro non funziona, vado sul ponte, che magari il Ah, segnale è più forte. ok. No, ma adesso è perfetto. Allora, provo a rifare la domanda. Dunque, tante radio vinte hanno cercato di rilanciarsi, anche Luxembourg per dire, ma senza nessun successo alla fin fine. Invece Caroline è sempre, tutto sommato, è sempre resiliente, è sempre resistito, tanto che adesso avete guadagnato da un po' di anni una frequenza in onde medie. Quanto è importante secondo te essere in onde medie? È un po' più una cosa di ricordo, di passione o anche di ascolto vero? Ma guarda, Marco, non saprei neanche risponderti bene. Quello che posso dirti è che Radio Caroline ovviamente si rivolge ad un audience principalmente abbastanza aged, come si suol dire, 50 anni in su, che indubbiamente è un pubblico ancora affezionato all'onda media come mezzo. In questo periodo in cui sono tante le radio in onda media che si stanno chiudendo, quindi non saprei quanto del nostro ascolto sia in onda media. C'è da dire che ovviamente Caroline è disponibile anche online tramite l'app ed anche in DAB, che va fo molto forte qui in Gran Bretagna, in DAB sulle principali città tipo Londra, Birmingham, Glasgow ed in alcuni altri posti. Quindi non saprei quanto del nostro ascolto si trova su onda media o meno. Indubbiamente è un po' un discorso di nostalgia. L'ironia della sorte è che la frequenza che usa Radio Caroline, 648 kHz, è una di quelle dimesse dalla BBC ai tempi, che c'è, vabbè, fa un pochino sorridere oggi come oggi. L'interesse di Caroline, vabbè, come si è visto, io sono qui in Gran Bretagna per tutto il weekend dei festeggiamenti, e la presenza mediatica di Caroline è massiccia. La BBC, tutte le televisioni principali, i giornali hanno dedicato in alcune in alcune situazioni, prime pagine su questo avvenimento, perché, come dicevo prima, è un avvenimento a livello culturale in Gran Bretagna altissimo. Certo, poi lì l'importanza della radio, l'impressione che ho avuto quando venivo spesso è che è molto superiore che in Italia, cioè è una roba che non so. Cioè, mi Beh, ricordo gli quasi. operai per strada che facevano, bucavano l'asfalto con la radio vicino, per dire, una roba che non ho mai visto a Milano. Sì, no, no, questo è vero. Cioè, se vogliamo citare statistiche, l'ultimo Rage Up, che sono quelle, no, che rilevano l'ascolto radiofonico in Gran Bretagna,
Dici che il 92% della popolazione britannica ascolta la radio. Adesso, francamente, da voi in Italia non mi ricordo quanto è in Svizzera, siamo sull'80 qualcosa. Quindi, sì, c'è grande cultura della radio. Forse più che altro perché qui non vorrei essere troppo polemica, ma c'è tanta scelta. Io se sono sempre stato dell'idea che gran parte della radio in FM, se non sei proprio dentro il lavoro come siamo noi, per un ascoltatore media fanno più o meno la stessa cosa. Faccio sempre l'esempio un pochino stupidotto del mia madre. Se lei ascoltasse la radio in FM, si scambiasse da un segnale, un RDS a un RTR, un 105, lei non saprebbe distinguere tante differenze. Mentre qui c'è la country, c'è la rock, c'è la pop, c'è la dance, c'è la oldies, c'è le radio principalmente per le donne. La scelta è più ampia, è inutile negarlo, la scelta è molto più ampia, di stile, di genere, di tutto. Senti, la musica che mettete, che mette Caroline, mi pare che sia album format, lo chiamano se non sbaglio. Questo non è la solita Sì, no, musica che sente altrove. Spiegala un po', magari. il concetto di album format nasce un po' negli anni 70, dei tempi in cui c'era una netta divisione di stile fra quelle che c'erano i singoli, cioè i 45 giri ai tempi, e quelle degli LP. Con un certo po' di snobismo si diceva che la musica più seria, quantomeno negli anni 70, è quella che usciva sugli LP, sull'album, mentre quella più frivola, il pop per intenderci, era più da 45 giri. Ripetiamo, se tu prendi le classifiche di metà degli anni 70 c'era una netta differenza, mentre magari i singoli erano artisti come, boh, non so, mi viene fuori due nomi a casaccio, i Bay City Rollers, mentre gli LP erano più Pink Floyd, Led Zeppelin. C'era una netta divisione. Forse questa definizione non è più tanto valido oggi, ma Caroline sul canale principale è comunque fedele a quel concetto di radio, di musica. C'è un po' di snobismo, non lo nego, di musica un pochino più seria. Poi, vabbè, queste ovviamente è anche questione di gusti. Però Caroline adesso ne ha due stream, ne ha due canali principali. Quello Flashback, che si concentra molto di più sui brani anni 60-70, e The Album Channel, che mette anche della musica nuova, ma che comunque che si combacia con gli artisti che ho citati prima, tipo Led Zeppelin, Pink Floyd, eccetera, eccetera. Quindi è abbastanza fedele comunque alla sua origine, pur cercando ovviamente di scoprire talenti nuovi ancora oggi. Sì, lì per esempio io ho scoperto i Bombay Bicycle Club che sono bellissimi, a mio gusto, che non avevo mai sentito prima. È Durante il vero, è vero. Covid stavamo correndo qua, che non si poteva fare altro che correre sulla promenade, e avevamo sentito questa roba, e che bella, e poi abbiamo comprato il disco. Ascolta, tu hai vissuto anche un'altra era di pirataggio, quella qua in Costa Azzurra, no? Racconta un po'. Beh, non so se si potrebbe definire pirataggio, ma effettivamente prima di approdare qui su Radio Caroline, lavoravo per una radio, vabbè, dico piccolo, ma piccolo non tanto, che si chiamava Radio Nova, che trasmetteva in inglese dall'Italia, cioè da Ventimiglia, Campo Rosso per essere preciso, verso la Costa Azzurra. Per la forte comunità anglofona che c'è, che c'è tuttora in quella zona lì dove siete voi adesso, insomma, tu Marco, mi riferisco principalmente a Monte Carlo fino ad Ontive, un pochino oltre. E questa sì, era una radio appunto che ai tempi quando non c'erano i mezzi che abbiamo a disposizione oggi, riferisco alla televisione satellitare, eccetera, eccetera, ed online, internet, era l'unica maniera per poter diffondere un mezzo di comunicazione in lingua inglese. Trasmetteva sui 101 FM, se non vado errato, appunto, come dicevo prima, da una villetta in collina sopra Ventimiglia, un pochino dietro a Campo Rosso Mare, da dove avevamo uno studio che fosse una delle viste più belle del mondo. Vedevamo tutto il Mar Mediterraneo, appunto Monte Carlo, quando c'era una giornata limpidissima, fino forse a San Rafael, Saint-Tropez, ed era un'esperienza unica, molto molto bella, che francamente gareggia con Radio Caroline fra i miei ricordi più belli. E lì Immagino. appunto
Ho fatto un anno e mezzo laggiù prima di venire su Radio Khaled, perché in precedenza avevo un'altra esperienza di radio pirata, ma questa volta dall'altra parte del Mediterraneo, al lago della costa israeliana, un emittente che si chiamava The Voice of Peace. Di cui ci sarebbe un gran bisogno adesso, devo dire. Racconta, perché questa è molto poco conosciuta, invece era interessantissima l'idea di The Voice of Peace. Raccontala un attimo. Beh, allora, The Voice of Peace fu fondata nel 1974 da un attivista della pace che si chiamava Abinatan, e il suo concetto era quello di diffondere musica giovane, pop music, e messaggi di pace fra ovviamente il popolo del Medio Oriente, che allora come oggi era sempre in forte conflitto. The Voice of Peace, appunto, trasmetteva da una vecchia nave olandese, sempre con un equipaggio principalmente, vabbè, anglofono, americano ed inglese, e è andata avanti fino a l'anno degli accordi di Camp David, più o meno. Questo non mi ricordo bene, la mia memoria non è quella che ho di una volta, ma comunque fino a 15 anni fa, insomma, credo, occhio e croce, da verificare quella data lì. E niente, appunto, con un certo po' di ottimismo, Abinathan, il fondatore, ha fondato la nave subito dopo, appunto, gli accordi di Camp David fra Arafat e Yitzhak Rabin, se non mi ricordo male, che poi, vabbè, è andato, L'ha fatta fino a come è fondare perché andata. pensava che ormai ci sarebbe stata pace? Diceva che lui era convinto che il grosso era fatto, ahimè, non era proprio così. No, anzi, purtroppo. Però c'è, appunto, come ho detto, ho messo anche dei video lì a Tel Aviv, c'è un tasto dove si può riascoltare e fa anche una certa emozione sentirla. La voce. Lungo il mare, Sì. vicino alla spiaggia di Gordon, sì, c'è un piccolo monumento alla Voice of Peace, in cui, sì, schiacciando un tasto, si sente alcuni jingle dalla radio, la Voice of Peace. Anche quello è stato anche lì un capitolo. Io ero giovanissimo, francamente, non sapevo niente dell'Israele. Israele, l'unica cosa di Israele che sapevo è quella che leggevo nelle lezioni di Bibbia quando andavo a scuola. Devo dire, trovarmi in una zona in guerra nel maggio dell'82, mi sembra che l'Israele era in conflitto forte con il Libano ai tempi. Infatti io ero arrivato, la memoria qui non è quella di una volta, mi ripeto qua, mi ricordo che poco dopo il mio arrivo sulla nave della Voice of Peace, hanno cercato di portare la nave verso Beirut, dove c'erano il conflitto ai tempi, ma eravamo respinti dall'esercito israeliano, che dicevano di tornarci indietro. Però da dove eravamo si sentiva l'esplosione, si vedeva i razzi su Beirut. Parlo Essendo appunto il dell'estate proprietario, era dell'81. israeliano il proprietario, no? Il Giusto? proprietario, sì, era israeliano. Infatti, questo è stato spesso una critica, se vogliamo, che è stato fatto nei confronti del Voice of Peace. Che sì, credo che inizialmente l'intenzione erano nobile, indubbiamente negarlo. Lui era un ebraio israeliano, Abinatan, nato in quello che era adesso è Iran, però ovviamente è immigrato in Israele. Poi credo che verso le fine, ahimè, inutile negarlo, è diventato una radio commerciale israeliana. Comunque, sempre fedele al suo messaggio di pace. E appunto, ogni tanto penso che sarebbe forse carino di rifarla partire. Infatti è quello che stavo proprio pensando come ultima domanda, perché siamo in un momento ipercritico dove si dice, no, che il mondo è polarizzato tra quelli che non, i pro e i contro e quasi non, ci tira le bombe addosso, insomma. Secondo te questa idea qua di unire con la musica o magari in senso lato la cultura, le due comunità che vivono da quelle parti, no?
può avere ancora senso? È solo un ideale così, un po' da giovanile. Oddio, qui andiamo un pochino al di fuori della mia expertise, la mia capacità. Devo dire che sì, indubbiamente cioè, c'è una cosa che ovviamente unifica i popoli, i giovani in particolare, è quella della musica. Forse sarebbe un pochino naif pensare che oggi come oggi si possa fare con una semplice stazione radio, però. Magari forse una stazione radio non è più il mezzo giusto, magari concerti, magari incontri di un certo tipo. Mi ricordo sempre quello che è successo in cui era coinvolta alla fine della guerra nei Balcani, il grande concerto che i U2 fecero a Sarajevo subito dopo gli accordi di Dayton, qui cos'era, 96-97, e quello era un bellissimo concerto in cui appunto era stato tenuto in Sarajevo per volontà degli U2, ma c'erano pressoché i giovani di tutte le varie fazioni che erano pochi mesi prima coinvolti nel conflitto in quel parte del mondo, nell'ex Jugoslavia. Credo che forse quella potrebbe essere una strada che forse varrebbe la pena di tentare. Perfetto, allora io direi di chiudere qua. Per chi non ti ha ascoltato in diretta, si può ancora risentire il tuo programma? C'è un on demand? Sì, ci sono dei podcast, su due piedi non mi ricordo dove si trovano. Se posso fare un po' di autopubblicità, se uno va sul mio sito Facebook, Grant Benson, ovviamente, cercherò di mettere il link lì. Quindi Grant Benson su Facebook, non adesso, ma magari un pochino più tardi questo pomeriggio, metterò il link al podcast del programma di stamattina e ti ringrazio per questa occasione. Molto bene, è stato molto interessante. Io penso che ti ringrazio e speriamo di sentirti presto su Caroline, oltre che dalla Svizzera. Ciao, Ciao, grazie. Marco Antonella, vi ringrazio tantissimo. Buona Pasqua, un bacione e spero di vedervi magari in Costa Azzurra molto Sì, presto. aspettiamo. Auguroni, un abbraccio. Ciao, grazie. Grazie, ciao, 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 ciao.